Una delle domande che molti villani mi fanno spesso quando sono su Telegram, quando arrivano nella chat di gruppo di Telegram, è: Mame, quando usciranno Nintendo Switch Mini e Nintendo Switch Pro? E quindi, visto che mi sono abbastanza rotto di fare un papiro ogni volta spiegando le varie cose, ci faccio un video. Buon salve a tutti, io sono Ame, il vostro villain for video games, e prima di iniziare questo nuovo video dedicato a Nintendo Switch Pro e Nintendo Switch Mini, ci tengo a dirvi tre cose. La prima è che se vi piace Nintendo, se vi piace Nintendo Switch o i giochi Nintendo in generale, questo è il canale che fa per voi, quindi iscrivetevi, non ve ne pentirete e lasciate ovviamente anche un like per supportare il video. Seconda cosa, probabilmente questo sarà l'ultimo video dedicato esclusivamente a Nintendo Switch Pro e Mini, perché ragà, diciamoci la verità, mi sono anche un po' rotto di parlare unicamente di questo argomento. Vorrei comunque parlare di giochi in uscita per Switch, di altre cose, altre rubriche. Quindi le prossime notizie, le prossime informazioni riguardo a queste due nuove console che dovrebbero arrivare, le troverete nel Nintendo News, che è una rubrica che esce settimanalmente, per ora in pausa, perché appunto per lavoro, per motivazioni mie, ma probabilmente le ritroverete lì e ne parleremo unicamente alla sua uscita. Terza e ultima informazione è il fatto che questo discorso è ipotetico, ragazzi. È un mio pensiero personale, ho fatto alcuni collegamenti tra le notizie, ma se non sarà così, non prendetevela, tutti sbagliano e potrei dire anche delle castronerie. Prima cosa che voglio fare è definire Nintendo Switch Pro e Nintendo Switch Mini, perché magari voi non sapete, l'avete solo sentito nominare, ma non capite la motivazione per cui Nintendo vorrebbe fare queste due nuove console. Nintendo Switch Mini è probabilmente un device che Nintendo vuole appunto portare sul mercato perché vuole sostituire il Nintendo 3DS. Ma perché? Molto semplicemente, Nintendo ha necessità di introdurre una console a un basso prezzo, io ritengo intorno ai 229, verrà presentata al Day One. Adatto alle famiglie magari anche con più bambini, oppure alle seconde console. Magari prendiamo l'esempio mio e di mio fratello, noi abbiamo preso la Switch, ma ne vorremmo due. Piuttosto che spendere altri 320 passa euro, se preferiamo, magari l'uscita di questa Nintendo Switch Mini, di comprare una versione appunto meno costosa per giocare in due. E queste sono le motivazioni per cui Nintendo sta pensando di portare questa nuova versione della console. Il basso prezzo sarà probabilmente portato dal fatto che mancheranno cose come i Joy-Con, che sono delle miniere di tecnologia, ma costano, infatti no, non a caso le trovi 80 euro a coppia, ma soprattutto verrà tolto anche il dock, che magari è più un pezzo di plastica che altro, ma comunque è un prezzo. Secondo me non sarà invece tolta la possibilità di attaccare la Switch, comunque la Switch Mini, alla TV, perché a quel punto morirebbe completamente la definizione di Switch. Una soluzione low cost di cui Nintendo ha assolutamente bisogno per il semplice motivo che deve recuperare un gap causato da Wii U con aziende che magari aziende mobile che in questi anni hanno veramente preso piede. Nintendo non è tra le prime 10 aziende al mondo che ricava di più, ma allo stesso tempo non è nemmeno tra le prime 5. E questa cosa sicuramente è un male per un'azienda di videogiochi. Per questo, appunto, una Nintendo Switch Mini, una versione più economica, un bacino di utenza maggiore, porterebbero più soldi e quindi alla crescita dell'azienda. Un'altra motivazione può essere il fatto che Nintendo non riesca a trovare una soluzione per diminuire il prezzo di Nintendo Switch normale, per il semplice fatto che uno sta vendendo come il pane, quindi non ne hanno necessità, ma soprattutto molti dei pezzi che compongono Nintendo Switch, magari proprio i Joy-Con, che sono una parte comunque molto costosa, non vengono ridotti, non si riducono, il prezzo di mercato è ancora quello o è poco invariato, per questo Nintendo non riesce a trovare il modo di tagliare il prezzo. Questa è un'altra motivazione a cui ho pensato. Spiegata la motivazione, quando dovrebbe uscire Nintendo Switch Mini? A mio parere, al 70-80% credo uscirà quest'anno. I rumor su Nintendo Switch Mini, ma anche la Pro, sono iniziati all'inizio di quest'anno, in cui il giornalista Takashi Mochizuki ha annunciato tramite una sua notizia che Nintendo sta lavorando a due nuove versioni appunto della Nintendo Switch normale.
Quindi praticamente Mochizuki del Wall Street Journal, quindi non un insider di un videoludico, ma una persona che cerca di dare una direzione a chi spende in borsa, sta mettendo a repentaglio praticamente la sua carriera di giornalista, mettendo fuori notizie, rumor riguardo appunto queste due nuove versioni della console. Qualcosa che a mio parere lo rende un pochino più diciamo rispettabile, le sue notizie sono un attimo più meno rumors ma più notizie vere, proprio perché non si occupa di videogiochi ma si occupa di finanza. Takashi ha continuato con le notizie dedicate a Nintendo Switch Mini e Pro nel corso dell'anno, arrivando addirittura ad annunciare che in Corea del Sud sono iniziate da poco le appunto produzioni di nuove Nintendo Switch, una produzione diciamo più elevata rispetto al normale, che potrebbe essere ovviamente relativa al fatto che Nintendo si aspetta di vendere un casino con tutti i giochi in arrivo in questi 6 mesi, ma allo stesso tempo si potrebbe star preparando ad un lancio di una nuova console ed evitare quello che è successo al Day One di Nintendo Switch, che se non tutti voi ricordano, ma c'era un pacco di gente che voleva la console, ma non c'erano abbastanza console. Nintendo quindi si sta preparando ad un lancio di una nuova console, di una nuova versione della console di Nintendo Switch. Diciamo che ci sono un pochino più di informazioni che mettono la pulce nell'orecchio, partendo da Taiwan, in cui una rivista chiamata Taipei Times ha annunciato che un'azienda che si chiama Macronix, che produce chip per Nintendo Switch, ha ricevuto un ordine superiore al 30% rispetto al normale. Cosa abbastanza strana, secondo loro, da parte di Nintendo, a meno che appunto Nintendo stessa non si stia preparando al lancio di una nuova console. Insieme a queste notizie, molto, diciamo, vere e che potrebbe però portare a più soluzioni, diciamo, quindi o una nuova console o un'aspettativa alta da parte di Nintendo, ci sono un pochino di informazioni che arrivano da due negozi. In questo caso Onson, un sito cinese che si occupa di accessori, che aveva rilasciato su internet degli accessori per Nintendo Switch Mini, questo perché loro avevano avuto appunto informazioni molto molto affidabili per quanto riguarda questa Nintendo Switch, questa nuova versione di Nintendo Switch, quindi loro hanno già idea di produrre gli accessori e li avevano messi già in vendita, per dire, perché magari si aspettavano magari l'uscita. E allo stesso tempo anche il negozio spagnolo Game ha tirato fuori degli accessori che sono stati dopo un po' rimossi. Insomma, villani, tutte queste notizie incrociate tra di loro e soprattutto il fatto che un nuovo negozio cinese potrebbe aver spoilerato nuovamente un prodotto di Nintendo, è successo con The Witcher 3, potrebbe star succedendo anche con Nintendo Switch Mini, mi fa veramente pensare che quest'anno vedremo questa nuova console un pochino meno potente, ma sicuramente più adatta a chi non vuole spendere. Probabilmente, io credo, entro l'estate avremo qualche notizia e Nintendo Switch Mini potrebbe essere il device con cui Nintendo si giocherà questo inverno, questo Natale soprattutto, perché, vi dico la verità, Nintendo vende sempre tanto a Natale e Nintendo Switch Mini potrebbe essere perfetta per molte famiglie. E Switch Pro, quella che dovrebbe essere una versione potente, più potente di Nintendo Switch? Mia cara signora, vengo un po' qui e ne parliamo. Metto subito le mani avanti, per favore non picchiatemi e non venite sotto casa mia con forconi e torce, ma non credo uscirà così presto Nintendo Switch Pro. Una delle notizie che lessi qualche tempo fa, qualche settimana fa, è che il progetto di una versione Pro era stato direttamente cambiato e portato verso una seconda versione di Switch, e che per questo una versione Pro era stata accantonata. Da una parte la cosa è sensata, perché piuttosto che fare una versione Pro che non serve un cazzo di nulla, PS4, sì, sto parlando proprio di te, è meglio, tanto vale fare una nuova versione e presentarla 4 anni dopo l'uscita della versione principale, della versione iniziale. Perché 4 anni dopo? Perché io credo che una nuova versione di Nintendo Switch verrà presentata
insieme a Breath of the Wild 2. Insomma, ha trascinato la prima console, perché non dovrebbe trascinare anche la seconda. Eppure, comunque, i rumor, anche per quanto riguarda la produzione in Sud Corea, parlano di due nuove versioni. Quindi la cosa diventa un po' complicata, diventa veramente un po' complicata, e sotto un certo aspetto io non vi consiglio di aspettare una nuova versione Pro. Dovete perdere le speranze su questa versione? No, perché Nintendo è sempre pronta in realtà a tirare fuori sorprese, potrebbe arrivare anche domani con un video dedicato a queste due nuove versioni, ma veramente non fatevi aspettative su una Nintendo Switch Pro. Non fatevele. E vi dico la verità, non ve ne dovete neanche fare su Nintendo Switch Mini. Magari sì, un pochino potete sperarci, soprattutto se non volete spendere tanto e prendervi una Nintendo Switch. Ma la verità, ragazzi, è che potrebbe, come ho detto, essere che il nuovo ordine di chip gigantesco potrebbe essere unicamente perché Nintendo si aspetta di vendere tante console da qui alla fine dell'anno, perché ragazzi, i giochi che stanno per uscire sono tanti, sono belli e venderanno tanto. Ma un uomo, ragazzi, può sperare, mentre un nintendaro può solo sognare. Frase da baci perugina, proprio bam, l'ho proprio trovata lì. E quindi, ragazzi, per fare un riassunto, Nintendo Switch Mini credo la vedremo quest'anno. Magari, appunto, io la prenderò, se la prenderà mio fratello, comunque vi porterò una recensione. Nintendo Switch Pro, secondo me, la vedremo nel 2021 con una nuova versione Switch. Ma, vi dico la verità, se uscisse una versione mid-gen un pochino più potente, a me non mi dispiacerebbe affatto. Detto questo, il video è finito, andate in pace, ricordate di mangiare le verdure, ricordate di lasciare like, di iscrivervi, di seguirmi sui vari social. Grazie per essere arrivati insieme a me a questi 500 iscritti, ma il video arriverà. Il video dedicato ai 500 iscritti arriverà sicuramente. Grazie ancora, siete incredibili. Benvenuti a tutti quelli che si sono iscritti da poco. E basta. Non ho più nient'altro da dire. Ciao, ci becchiamo al prossimo video. Don't take off my mask, reveal it.